È un problema a cui troppe volte si presta poca attenzione, le difficoltà di respirazione spesso sottovalutate. Eppure la respirazione è fondamentale per attestare quale sia davvero lo stato di salute di un individuo. Per questo a Ferentino si è svolto un convegno ad hoc per parlare di diagnosi e anche di terapie dell'apparato respiratorio. Le patologie dell'apparato respiratorio, sia superiore che inferiore, sono in fortissimo aumento e stanno diventando un'emergenza sociosanitaria. Questa è una patologia sottostimata, sottodiagnosticata, le patologie allergiche sono in forte aumento e bisogna trovare anche delle terapie alternative, integrative e soprattutto mettere in evidenza che la terapia termale può essere utile ai fini preventivi per questi tipi di patologie. Ecco, entriamo allora nello specifico, quali sono i benefici proprio di una terapia termale? Ma la terapia termale è utilissima in campo pediatrico e nell'adulto, soprattutto per i suoi scopi preventivi oltre che curativi, a fronte di effetti collaterali scarsi. La cosa importante è inquadrare la terapia termale in senso integrativo, non esclusivo, e vederla in un approccio terapeutico integrato con la terapia medica e con la terapia chirurgica. Ed ecco allora che occorre una vera e propria cultura delle vie respiratorie. La salute di un individuo parte da una corretta respirazione. Una corretta respirazione attraverso il naso, che è il climatizzatore delle vie aeree basse del polmone. Se noi respiriamo col naso, il naso produce un gas che una volta inspirato diventa un broncodilatatore e un disinfettante per l'albero respiratorio. E penso che tutti quanti noi che siamo in vita respiriamo e per noi è una cosa scontata. Andatelo a chiedere a chi ha il naso chiuso, andatelo a chiedere a chi ha una patologia che non gli permette di respirare, la qualità della vita cambia completamente. Pensate solo a chi di notte russa o va in apnea, di mattina si sveglia, ha problemi molto seri. Questo è uno di quegli aspetti che vanno inquadrati bene, bisogna portare cultura, dare importanza al respiro, respiro inteso anche nella sua componente psico-emozionale. Una persona che respira bene vive bene, libera serotonina, che è questo ormone della felicità, si è più felici, quindi respirare significa anche essere più felici.